credo che i vantaggi a livello creativo che derivano dalle nuove tecnologie sia esattamente nella prospettiva di incontrare più lettori che diventano anche scrittori, narratori. Insomma, abbiamo ormai formato un lettore che non è più solo fruitore della narrazione, ma in qualche modo è anche uno che partecipa al racconto, che entra nelle storie raccontate dai narratori, dagli scrittori. E questo forse fa anche molto bene ai narratori, perché possono verificare strada facendo il loro cammino. Io credo che ci sia spazio ancora per tutte e due le forme di prodotto. Il libro, è quello di carta, è un prodotto non migliorabile ormai da secoli, da quando è nato. E invece gli ebook sono ancora poco utilizzati anche per le narrazioni più accorsate, più frequentate dal pubblico. In realtà questo probabilmente è un gap più italiano che europeo, perché ci sono per esempio grandi paesi come la Germania in cui la produzione di ebook anche per la narrativa è molto più avanti che in Italia. Secondo me le due forme possono tranquillamente stare insieme e probabilmente anche aiutarsi, perché l'importante è raggiungere più lettori possibili. Bisogna fare in modo che sempre più gente legga.